Ciao a tutti e benvenuti sul canale Creare con SuTest. In questo video tutorial andremo a realizzare dei pantaloni da neonato. Qui abbiamo una taglia di 3-6 mesi, ma durante tutto il tutorial prestate attenzione allo schermo che vi scriverò tutta la biomaglie e i centimetri occorrenti per diverse taglie a partire da 0 fino a 12 mesi. Per realizzare questi pantaloni ho utilizzato il ferro del numero 2,5 per aviomaglie per l'elastico in vita, i ferri del numero 3,5 per tutto il restante del lavoro e i ferri del numero 3 per realizzare il polsino giù in basso al piedino. Quindi ho utilizzato un po' di elastico 2 centimetri in larghezza che ho inserito in vita in modo che riusciamo a indossare senza difficoltà al bambino i nostri pantaloni che lo tengono ben stretti, che non cadono da dosso. Qui abbiamo realizzato il cavallo, dato che i bimbi dormono sempre con le gambine aperte, quindi abbiamo bisogno di questo spazio. Abbiamo il dietro più alto rispetto al davanti, tutti i pantaloni di adulti e di bambini, insomma il dietro è sempre più alto del davanti, quindi abbiamo alzatina sul dietro. Per realizzare questa taglia, 3-6 mesi ricordo, ho utilizzato tre gomitoli del filato Super Wool Mondial. Qui abbiamo 100% lana vergine. Extra fine vuol dire che non fa, è un trattamento speciale del filato che non fa il pallino, non punge assolutamente, un filato ideale per i bambini. Il filato lo potete acquistare nella nostra merceria su Test, giù nell'info box troverete il link della merceria. Troverete anche il link del nostro gruppo Facebook che è Creare con SuTest, dove potete iscrivervi e condividere tutti i vostri lavori con noi. Dunque, qui ho utilizzato il colore 501, un color tortora, molto neutro e molto delicato. Questo è ciò che mi avanza del terzo gomitolo per la taglia 3-6 mesi. Credo che neanche per 6-9 mesi non riuscirete a realizzarlo con tre gomitoli, dovreste acquistarlo poi il quarto gomitolo. Per questo pantalone abbinato ho realizzato un cardigan in questo colore marrone, molto bello, molto elegante, davvero si sposano benissimo insieme. Abbiamo stesso punto che richiama il pantalone e la maglietta, quindi davvero stanno benissimo insieme. Sarà il tutorial successivo sul nostro canale YouTube. Detto ciò, vi ricordo come sempre di iscrivervi sul canale, non dimenticate di cliccare su sulla campanella. E adesso passiamo al tutorial. Per realizzare il pantalone prendiamo innanzitutto il ferro del numero 2,5 e quindi andiamo a fare un avvio maglie. Cominciamo con la realizzazione del davanti. Vado a fare un avvio maglie di 63 maglie a doppio ferro. Giù nell'info box troverete il tutorial dettagliato di avvio maglie. Quindi vado a montare 63 maglie a doppio ferro, il ferro numero 2,5. Fatto avvio, andiamo a realizzare l'elastico uno ad uno. La maglia di vivagno sarà lavorata sempre e solo a diritto inizio ferro e sempre e solo a rovescio a fine ferro per ogni ferro sia di andata che di ritorno. Dopodiché lavoriamo una rovescio, una diritta, una rovescio, una diritta per tutto il ferro. Il ferro di ritorno e ogni ferro successivo si lavorano tutte le maglie come si presentano, quindi la diritta sulla diritta e la rovescio sulla rovescio, la diritta sulla diritta e la rovescio sulla rovescio. Abbiamo lavorato il nostro elastico uno ad uno per un'altezza di 8 centimetri, così dopo aver terminato il pantalone lo andremo a chiudere e inserire un elastico all'interno, quindi per poter indossare molto facilmente al nostro bimbo, la bimba. Quindi adesso andiamo a posizionare dei segnapunti. I segnapunti occorreranno per poter creare questa riga, questa fascia che andremo a realizzare con punto riso allungato. Quindi mettiamo contiamo i primi 6 punti, 1, 2, 3, sono 6, mettiamo il primo segnapunto, dopodiché
2, 4, 6, 8, 10 e mettiamo il secondo segnapunto. Esattamente così anche dall'altro lato. 6 punti, compreso la maglia di vivagno, mettiamo il primo segnapunto, dopodiché 10 punti e mettiamo il secondo segnapunto, in modo che all'interno tra un segnapunto e l'altro andremo a creare il nostro disegno. Adesso passiamo anche alla lavorazione con il ferro del numero 3 e mezzo, dopo aver terminato l'elastico con il ferro del numero 2 e mezzo. Quindi prendo il ferro più grande, la prima maglia che è la maglia di vivagno lavorerò sempre a diritto inizio ferro e sempre a rovescio a fine ferro. Dopodiché lavorerò tutte le maglie a maglia rasata diritta, quindi a diritto sul ferro di andata e a rovescio sul ferro di ritorno. Arrivata al primo segnapunto, passo il segnapunto da un ferro all'altro e qui vado a realizzare il punto grana di riso in modo seguente. Se qui adesso ho la maglia diritta, sulla diritta lavoro la maglia rovescio. Sulla maglia rovescio invece lavoro la maglia diritta, quindi vado a cambiare di posto le mie maglie. La rovescio sopra la diritta e la diritta sopra la rovescio. La rovescio sopra la diritta e la diritta sopra la rovescio. Proseguo così per tutti i punti tra un segnapunto e l'altro, quindi sono 10 maglie in tutto. Così possiamo fare per tutte le taglie. Quindi l'ultima maglia. E vado a passare il segnapunto da un ferro all'altro. Per tutte le maglie restanti lavoro tutte le maglie a diritto per ottenere il punto maglia rasata diritta finché non arrivo al prossimo segnapunto. Arrivata al prossimo segnapunto, passo il segnapunto da un ferro all'altro. E quindi proseguo esattamente nello stesso modo, quindi vado a lavorare la maglia diritta sopra la maglia rovescio e la rovescio sopra la maglia diritta per tutti i 10 punti che abbiamo tra un segnapunto e l'altro. Quindi questa operazione andiamo a eseguire in ogni ferro dispari, quindi ogni ferro di andata. Andremo a intercambiare di posto le nostre maglie, faremo la rovescio sulla diritta e la diritta sulla rovescio. Invece tutti i ferri pari, quindi i ferri di ritorno, si lavoreranno tutte le maglie come si presentano. La vivagno a fine ferro sempre e solo a rovescio. Quindi vado a eliminare il ferro del numero 2 e mezzo, continuo la lavorazione soltanto con il ferro del numero 3 e mezzo. Giro il mio lavoro e siamo sul ferro di ritorno. La prima maglia, la vivagno a diritto, dopodiché lavoro tutte le maglie come si presentano. Le maglie a rovescio, li lavoro a rovescio. Passo il segnapunto, la maglia diritta la lavoro a diritta, la rovescio a rovescio, la diritta a diritto. Quindi esattamente come si presentano, così andiamo a lavorare le nostre maglie. Intercambiamo le maglie soltanto sul ferro di andata. Quindi vado a lavorare per tutta altezza necessaria. Esattamente in questo modo, creando questa riga, questo punto a grana di riso allungato per dargli un po' di effetto in più. Abbiamo proseguito la lavorazione del pantalone del davanti, abbiamo ottenuto queste bande con il riso allungato, molto molto carino, così sarà anche la maglietta, quindi insomma si sposeranno benissimo insieme. Quindi ho proseguito. Nel mio caso, per la taglia che sto realizzando io, ho proseguito per 12 centimetri in altezza dall'elastico in poi. Ci sono dei centimetri qui in alto, quindi vedete che centimetri dovete raggiungere per ogni taglia che state realizzando. Quindi andiamo a trovare la maglia centrale.
Vi ricordate che abbiamo un numero di maglie dispari e dobbiamo trovare esattamente la maglia centrale del nostro lavoro. La andiamo a evidenziare con dei segnapunti. Fatto ciò, andiamo a proseguire con la lavorazione. Lavoro tutte le maglie seguendo il mio disegno finché non arrivo al primo segnapunto. Arrivati al primo segnapunto, lavoriamo l'ultima maglia, quindi passo il primo segnapunto da un ferro all'altro. Qui intorno a questa maglia centrale dobbiamo creare degli aumenti per realizzare il cavallo del nostro pantalone. E quindi prestiamo attenzione che bisogna ottenere le maglie molto simmetriche, dato che qui abbiamo la maglia rasata diritta e quindi vogliamo vedere il meno possibile evidenziati degli aumenti. Quindi abbiamo questo filo tra una maglia e l'altra, abbiamo questo filo orizzontale. Lo andiamo ad alzare e andiamo a posizionare sopra al nostro ferro. Ma attenzione, il filo non deve essere così. Il filo deve essere posizionato in questo modo. Ecco, vi mostro da vicino, quindi il filo posizionato in questo modo. Andiamo a lavorare da questo filo la maglia diritta crociata. Entriamo dietro al nostro ferro, quindi questo filino qui rimane davanti al ferro. Dietro ai ferri prendiamo dietro e lavoriamo la maglia rasata diritta. La maglia diritta crociata, scusate. Quindi lavoro la maglia centrale. E dobbiamo eseguire il secondo aumento, quindi abbiamo nuovamente un filo tra una maglia e l'altra, questo filo orizzontale, e qui posizioniamo all'incontrario, quindi con questa parete in avanti. Ecco, vedete, ecco, ve lo mostro da vicino in modo che riusciate a capire bene. Andiamo a prendere davanti ai nostri ferri questo filo qui e dobbiamo ottenere sempre una maglia crociata, diritta crociata, ma presa da davanti e non da dietro. Andiamo a lavorare la maglia diritta crociata. Quindi questi aumenti saranno ripetuti in ogni ferro di andata. I ferri di ritorno saranno lavorate tutte le maglie come si presentano. Gli aumenti che appena abbiamo creato si lavoreranno al rovescio. Quindi andiamo a eseguire il primo, il secondo ferro. Ci rivediamo nel terzo ferro. Vi faccio rivedere come bisogna procedere. Ci troviamo al terzo ferro, quindi ho l'ultima maglia prima del segnapunto. Passo il segnapunto da un ferro all'altro e subito dopo il segnapunto andiamo a eseguire l'aumento. Quindi qui abbiamo questo filo, lo andiamo a posizionare in questo modo, ecco, vedete così, sul nostro ferro sinistro. Quindi vado a lavorare la maglia diritta crociata prendendo dietro ai ferri la mia maglia. Fatto, lavoro tutte le maglie che mi trovo tra un segnapunto e l'altro e prima del secondo segnapunto andiamo a eseguire il secondo aumento, quindi alziamo il filo, prendiamo la maglia da davanti ai ferri e lavoriamo sempre una maglia diritta crociata, ma da davanti al nostro lavoro. Quindi gli aumenti saranno poco visibili, dato che qui abbiamo comunque una maglia rasata diritta e saranno comunque simmetriche. Passo il segnapunto da un ferro all'altro e proseguo lavorando tutto il mio ferro. Quindi andremo a eseguire questi aumenti soltanto sui ferri di andata. I ferri di ritorno si lavorano tutte le maglie come si presentano, gli aumenti a rovescio, finché non otterremo l'altezza, la misura giusta del nostro cavallo. In ogni caso, sullo schermo troverete tutto trascritto, quanti centimetri o magari quante maglie bisogna raggiungere per ogni taglia. Abbiamo eseguito tutti gli aumenti per il cavallo. Sono davvero poco visibili, tutti uguali. Ho ottenuto tra un segnapunto e l'altro 11 maglie per la taglia che sto realizzando io e sono
sono circa 4 centimetri di larghezza del nostro cavallo, quindi se cambiate il filato vedete, prestate attenzione ai centimetri. Se magari avete bisogno di aggiungere o aumentare qualche aumento, fare più aumenti o meno aumenti. Quindi per il momento il davanti è terminato, andiamo a realizzare il dietro eseguendo stesso avvio delle maglie, stesso elastico e quindi procedere esattamente come per il davanti. Quindi andremo a realizzare sul dietro anche l'alzatina per il pannolino. Il dietro del nostro pantalone andiamo a fare esattamente stesso numero di avvie maglie come per il davanti e quindi lavoriamo ad elastico uno ad uno per gli stessi ferri in altezza, stessi centimetri. Dopodiché andiamo a mettere i nostri segnapunti e andiamo a realizzare dei ferri accorciati. Innanzitutto troviamo le 15 maglie centrali, quindi al centro abbiamo 15 maglie, mettiamo un segnapunto da un lato e segnapunto dall'altro lato. Dopodiché, andando verso sinistra, mettiamo i segnapunti ogni 6 maglie, quindi 6 maglie segnapunto, 6 maglie segnapunto, 6 maglie segnapunto. Se state realizzando la taglia più piccola, qui vi rimarranno meno maglie. Se state realizzando la taglia più grande rispetto alla mia e avrete magari 9 o 10 maglie, metterete ancora una volta un segnapunto dopo 6 maglie. Quindi per creare un'alzatina ancora più grande, dato che i bimbi più grandi sono, più hanno bisogno di spazio sia per il pannolino sia per l'alzatina del nostro pantalone. Quindi diciamo che questi 2,5 cm che sto realizzando io non saranno sufficienti. E anche dall'altro lato, quindi sulla destra, andremo a mettere i segnapunti esattamente come sulla sinistra, ogni 6 maglie il segnapunto e se state realizzando la taglia più grande, ancora un segnapunto dopo 6 maglie. Io ho 4 segnapunti sulla sinistra, 4 segnapunti sulla destra. Elastico abbiamo realizzato con il ferro del numero 2,5. Adesso dovremo passare al ferro del numero 3,5, quindi prendo il mio ferro e il primo ferro vado a lavorare tutte le maglie a diritto, quindi andremo a lavorare a maglia rasata diritta da adesso in poi. Lavoro tutte le maglie. I segnapunti si passano da un ferro all'altro. E giusto per poter cambiare il ferro, quindi dobbiamo passare dal numero 2,5 al 3,5. Andiamo a eseguire questo primo ferro. Terminato il primo ferro, adesso ci troviamo sul rovescio del lavoro e quindi andiamo a realizzare i nostri ferri accorciati, tanto indifferente se cominciamo dal diritto o dal rovescio del lavoro. La prima maglia è sempre la maglia di vivagno. Dopodiché lavoro tutte le mie maglie a rovescio perché ci troviamo sul ferro di ritorno, quindi le maglie sono a rovescio. Passo i miei segnapunti blu da un ferro all'altro e lavoro tutte le maglie finché non arrivo al primo segnapunto fucsia. Arrivata al primo segnapunto fucsia, l'ultima maglia. Ed ecco il segnapunto. Vado a eliminare il mio segnapunto, non mi occorre più. La maglia successiva che trovo sul ferro sinistro la prendo senza lavorarla. Prestiamo attenzione, il filo dovrebbe rimanere davanti al nostro lavoro. Quindi passo la maglia senza lavorarla da un ferro all'altro. Abbraccio con il filo la maglia appena passata, giriamo il lavoro. Ci troviamo sul ferro di andata, quindi il ferro diritto, passo la maglia senza lavorare da un ferro all'altro. Tiriamo un pochino per ristringere un po' questa maglia. Dopodiché continuo la mia lavorazione fino al primo segnapunto blu. Arrivati al segnapunto blu faremo esattamente stessa cosa. Ecco il mio segnapunto blu. Vado a eliminare il segnapunto, non mi occorre più. Il filo davanti al lavoro, passo la maglia
senza lavorarla da un ferro all'altro. Quindi abbraccio la maglia con il filo, giro il lavoro. Ci troviamo sul ferro a rovescio, ripasso la maglia senza lavorare dal ferro sinistro al ferro destro. Continuo a lavorare tutte le maglie finché non arrivo al segnapunto fucsia, dove faremo esattamente stesso passaggio. Quindi andrò avanti e indietro alzando i miei ferri accorciati finché non vado a terminare completamente tutti i segnapunti. Una volta terminati tutti i segnapunti, dovremo proseguire la lavorazione del pantaloncino fino all'altezza del cavallo, semplicemente a maglia rasata diritta, quindi lavorando assolutamente tutte le maglie che si trovano sul ferro. Quindi vi faccio rivedere un'ultima volta. Arrivati al segnapunto, lo andiamo a eliminare. La maglia successiva la passiamo da un ferro all'altro, filo davanti al lavoro. Abbracciamo la maglia appena passata, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare di nuovo fino al prossimo segnapunto. Quindi arrivati al segnapunto, ritorniamo indietro, andiamo a eseguire i nostri ferri accorciati. Al termine andiamo a lavorare su tutte le maglie realizzando tutta altezza fino al cavallo, dove poi faremo esattamente come per il davanti. Cercheremo la maglia centrale vicino alla quale faremo degli aumenti per 6, 8 o 10 volte, dipende da che taglia state realizzando, e quindi ci fermeremo, andremo a unire il davanti e il dietro insieme. Fatto anche l'alzatina per il pannolino del dietro e tutto, abbiamo proseguito in altezza lavorando tutte le maglie, quindi dopo l'alzatina. Quindi qui prestate attenzione, i centimetri dall'elastico in poi vanno misurati non al centro del nostro pantalone, ma proprio sul fianco, perché al centro avremo più lungo dato che abbiamo realizzato dei ferri accorciati. Quindi dobbiamo prestare attenzione proprio alla fine del pantalone, 12 centimetri, che se andiamo a vedere qui avremo 14 centimetri, vedete grande differenza. O magari prima di eseguire il cavallo andate a contare le maglie di vivagno del davanti e le maglie del vivagno del dietro, devono essere dello stesso numero per poter eseguire il cavallo del nostro dietro. Il cavallo del dietro sarà lavorato esattamente come quello per il davanti, evidenziando la maglia centrale, quindi creando gli stessi aumenti come abbiamo realizzato nel davanti. Sono pronti sia il davanti che il dietro del pantalone, compreso il cavallo. Quindi da adesso in poi andiamo a sistemare un pochino le nostre maglie. Del nostro pantalone, la metà del dietro, andiamo a mettere le prime maglie in sospeso. Qui metto i segnapunti giusto per capirci come bisogna procedere. Ho realizzato gli aumenti senza segnapunti, ma magari avete dei segnapunti sul ferro, quindi li metto anche io per facilitare il resto del processo. Quindi abbiamo le maglie messe in questo modo. Andiamo a togliere tutte le maglie fino al primo segnapunto su un ago e filo da scarto. Li passo sull'ago e quindi li vado a mettere in sospeso su un filo di scarto, tutte le maglie fino al primo segnapunto. Quindi ripreso tutte le maglie, vado a tagliare il filo. Facciamo un nodino per assicurarli, non perderli. Possiamo eliminare questo segnapunto. Dopodiché riprendiamo nuovamente il nostro ago con il filo di scarto e andiamo a mettere in sospeso le maglie del cavallo, quindi le maglie tra un segnapunto e l'altro. Qui siamo sempre sul dietro del nostro lavoro, la metà del dietro. Le maglie restanti saranno lavorate, quindi le lasciamo per il momento sul ferro. Vado ad assicurare anche queste maglie.
Ora abbiamo il dietro pronto per lavorare la prima gamba. Li lasciamo un momento qui. Riprendiamo il davanti del lavoro. Qui abbiamo l'inizio del ferro dove abbiamo il gomitolo attaccato al nostro lavoro e quindi vado a lavorare tutte le maglie seguendo il disegno fino al primo segnapunto. Quindi riprendo la lavorazione. Andiamo a lavorare le maglie, ripeto, fino al segnapunto. Fino al segnapunto, questo qui del cavallo. Questi segnapunti del disegno non li andiamo a contare, servono soltanto per facilitare di ricordarci che dobbiamo eseguire il disegno del nostro pantalone. Arrivati al segnapunto del cavallo, questo, lavoro l'ultima maglia. Lascio un momento le maglie in sospeso, vado a eliminare il segnapunto del cavallo, quindi di nuovo il filo con ago da scarto e vado a togliere le maglie del cavallo su un filo di scarto. Quindi tutte le 11, nel mio caso sono 11 maglie, li vado a togliere tutte. Tolto le mie maglie. Come con quell'altra parte li vado a assicurare con un nodino per non perderli, che magari spesso abbiamo i bimbi in casa che sono sempre attirati vicino ai nostri gomitoli. Li vado a assicurare, elimino il secondo segnapunto e anche qui vado a mettere tutte le maglie in sospeso, quindi tutte le maglie restanti le andremo a lavorare in un secondo momento quando realizzeremo la seconda gamba. Possiamo lasciare anche i segnapunti sempre sul filo di scarto, li vado a passare direttamente su un ago, in modo che li andrò a riprendere successivamente. Quindi andiamo a assicurare queste maglie sempre con un nodino. Fatto ciò, sul ferro sono rimasti soltanto una metà del lavoro del nostro davanti, il resto è stato messo in sospeso. Esattamente così, soltanto una metà rimasta in sospeso del nostro dietro del lavoro e una metà sul ferro. Quindi riprendiamo il filo attaccato vicino al davanti e prendiamo il ferro del dietro del nostro lavoro. Andiamo subito a proseguire con la lavorazione. Lavoriamo tutte le maglie che ci troviamo sul dietro del nostro pantalone, in modo che si uniscono e quindi potremo eseguire la lavorazione della nostra gamba. Da adesso in poi, una volta che tutte queste maglie si sono unite, sono andate tutte sullo stesso ferro, andiamo a proseguire la lavorazione tutta soltanto su tutte queste maglie. Le maglie restanti rimarranno in sospeso, quelle che sono sul filo di scarto. Queste maglie le andiamo a lavorare tutte insieme e quindi vedete abbiamo unito il dietro e il davanti del nostro pantalone. Andiamo a lavorare la gamba per i centimetri desiderati, tutto con lo stesso numero del ferro che è il numero 3 e mezzo. Non dimentichiamo di eseguire sempre il nostro disegno, la banda scenderà fino giù a tutto il pantalone. Dopo aver unito la nostra gamba, quindi lavorata giù, ho un'altezza di 14 centimetri, anzi quasi 15 centimetri dall'unione dove abbiamo unito tutto per realizzare la nostra gamba. Adesso devo andare a realizzare l'elastico giù in basso con del risvolto. Prima di ciò però dovrei realizzare qualche diminuzione per poter restringere un pochino giù in basso il nostro pantalone. Per fare ciò prendo il ferro più piccolino, andrò a lavorare con il ferro del numero 3 per tutto l'elastico e andrò a eseguire soltanto 6 diminuzioni.
Quindi lavoro come sempre la prima maglia alla vivagno, dopodiché farò una diminuzione ogni 8 maglie, quindi 1. Lavorerò ad elastico 1 ad 1, una diritta, una a rovescio, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2 maglie insieme. Per realizzare una diminuzione, dopodiché riprendo nuovamente 8 maglie, 2 insieme, 8 maglie, 2 insieme, lavorando ad elastico una ad uno, una diritta, una a rovescio, fino alla fine di tutto il ferro. Dopo aver terminato il ferro, andiamo a realizzare tutti i ferri come si presentano per circa 4 cm di altezza per poter fare poi il risvolto. Terminato l'elastico, andremo a eseguire la chiusura tubolare ad ago. 7. Se vi capita la maglia che dovete realizzare la maglia a rovescio, quindi prendete due maglie insieme e andate a lavorare la maglia a rovescio. Non cambia nulla, importante che andiamo a eseguire la diminuzione. Quindi terminiamo tutto il ferro. Abbiamo terminato la realizzazione dell'elastico giù al nostro pantalone. Qui abbiamo circa 4 centimetri. Ecco, e abbiamo chiuso tutto con ago. Chiusura con ago. Giù nell'info box troverete il tutorial come chiudere con ago le maglie. Adesso dobbiamo andare a realizzare la seconda gambina. Quindi qui abbiamo il davanti e il dietro. Le andiamo a aprire in questo modo. Ecco. Vicino al davanti, vicino, no, vicino al dietro, era rimasto in sospeso il nostro gomitolo. Io il gomitolo non avevo tagliato proprio per non fare ulteriori nodi. Ho lasciato in sospeso quel gomitolo vicino al dietro. Quindi adesso per poter riprendere le maglie e lavorare sul diritto del dietro, vado a riprendere le maglie dal davanti. Quindi vedete, posizioniamo il lavoro in questo modo. Qui abbiamo il rovescio, riprendiamo il nostro ferro. Questo vi spiego per chi magari ha il ferro lungo classico, quindi dovrà ottenere la punta del ferro dal lato giusto. Io ho i ferri circolari, per me sarebbe indifferente da dove riprendere le maglie, ma comunque vi do le spiegazioni in modo che riusciate riprendere le maglie nel modo corretto, quindi avere la punta dal lato giusto. Quindi ecco, questo è il posizionamento delle nostre maglie. Le andiamo ad alzare, andiamo a riprendere in questo modo. Da sinistra verso destra vado a entrare attraverso tutte le maglie che sono in sospeso per la seconda gamba. Le maglie in sospeso per il cavallo rimarranno sempre in sospeso. Riprendo anche il segnapunto e quindi continuo. Ripreso tutte le maglie del davanti del pantalone, alzo il dietro. Le maglie per il cavallo rimangono sempre in sospeso, che sono questi. Le maglie per la gamba li alzo e vado a riprendere tutti quanti sul ferro. Abbiamo ripreso le maglie, quindi andiamo a eliminare il filo di scarto in modo da liberare le nostre maglie. Io ho già tagliato precedentemente, invece le maglie per il cavallo sono rimaste sempre in sospeso, vedete, eccoli. Quindi qui abbiamo già il nostro gomitolo attaccato e andiamo a realizzare la seconda gamba esattamente come la prima, lavorando esattamente tutte le maglie che si trovano sul ferro attualmente. Tutte e tutte, in modo che uniamo la nostra gambina qui e andiamo a proseguire come con l'altra gamba. Dopo aver fatto gli entrambi i piedini chiuso ad ago, quindi andiamo a eseguire la cucitura laterale sia da un lato che dall'altro lato. Eccola qui la cucitura. Giù nell'info box troverete il tutorial come eseguire la cucitura all'uncinetto. Qui è la seconda cucitura, vedete, è veramente poco poco visibile, anzi quando è così è invisibile assolutamente. Quindi fatta la cucitura laterale del nostro pantalone, qui rimangono ancora in sospeso le maglie del cavallo, le andremo a chiudere proprio per l'ultimo.
Andiamo a piegare l'elastico del pantalone, lo andiamo a piegare all'interno così. Quindi in uno dei fili più lunghi che ho vado a inserire in un ago da lana piegato all'interno, quindi deve combaciare l'elastico con elastico. E vado a chiudere con dei semplicissimi piccolissimi punti, prendendo un filo qui, proprio l'ultimo, ultimo filo del nostro primo giro di punto a coste e un filino dall'altro lato. Quindi con molta attenzione alzo un filo qui e uno qui. Lo alzo uno qui. Lo alzo uno qui. E uno qui. Cerchiamo di non stringere troppo perché poi nell'indosso dovremmo ottenere comunque effetto elasticizzato, quindi non bisogna stringere con molta attenzione. Uno qui e uno qui. Quindi andiamo a proseguire per quasi tutto il giro completo. Dovremmo rimanere giusto un piccolo pezzetto aperto di 4 centimetri, 5 centimetri, dove poi andremo a inserire all'interno un elastico, in modo che nell'indosso, insomma, riusciremo a tenere il pantalone ben fermo addosso al bambino. Rimane da chiudere un piccolo pezzettino. Qui adesso andiamo a inserire un elastico. Ho preparato un elastico largo di 2 centimetri ed è lungo 42 centimetri, qualche centimetro poi si andrà ad allargare in modo che riesca a tenere bene il pantalone addosso al bambino. Per l'elastico potete prendere la misura di circonferenza vita del vostro bambino o sono circa 1 centimetro in più o in meno per ogni taglia, 1-2 centimetri, la spilla da baia e quindi andiamo a inserire l'elastico all'interno. Inserito l'elastico, lo andiamo a sovrapporre uno sopra l'altro alle estremità di circa un centimetro e lichiamo qualche punto di cucitura. Quindi adesso possiamo terminare di chiudere, di piegare a doppio il nostro elastico. Magari la codina finale cerchiamo di nasconderla giusto un pochino, lasciarla un po' più lunga in modo che se dovete cambiare l'elastico perché magari si è fatto un pochino stretto, riuscite sempre a sfilare un pochino e riuscire a cambiare l'elastico. Abbiamo chiuso tutte le maglie, quindi l'elastico è inserito dentro ed è molto molto elasticizzato. Quindi adesso dobbiamo andare a chiudere il cavallo del pantalone. Prendiamo i due ferri e andiamo a riprendere le nostre maglie mettendoli su dei ferri. Togliamo il filo di scarto. Ho messo due ferri di colori diversi di proposito per farvi capire come bisogna posizionare le maglie. Dunque il lavoro è messo a diritto. Qui abbiamo il primo ferro, le maglie sono posizionate in questo modo. È una cosa molto importante, altrimenti non riusciremo a chiudere in modo invisibile. Quindi ecco così posizionate le nostre maglie sul primo ferro. E queste sono le maglie sul secondo ferro. Quindi prendiamo ago da lana con stesso filato con quale abbiamo realizzato. Il filo deve essere abbastanza lungo, dato che poi dovremo riprendere la codina dall'altro lato. Cominciamo. Andiamo a prendere la prima maglia, così come se forse volessimo lavorarla a diritto, però prendendola da dietro al ferro. La lasciamo cadere. La seconda maglia la prendiamo da dietro, entriamo da dietro con ago, usciamo fuori la maglia, la seconda maglia rimane sul ferro. Lasciamo la codina lunga, dato che poi la dovremo riprenderla.
Quindi qui abbiamo il secondo ferro. Andiamo a prendere da davanti, così da dietro al nostro ferro e lasciamo cadere la prima maglia, la seconda maglia da davanti verso dietro. La lasciamo sopra al ferro. Ritorniamo al primo ferro, la prima maglia, così. La seconda maglia da dietro ai ferri. Ritorniamo al secondo ferro, da dietro, da davanti. La seconda maglia rimane sul ferro. Non dobbiamo stringere troppo. Ritorniamo al primo ferro. Entriamo attraverso la prima maglia, la lasciamo cadere. La seconda maglia da dietro al ferro, la maglia rimane sul ferro. Il prossimo ferro, una maglia la prendiamo, vedete, non così, così da dietro, la prima maglia da dietro, la togliamo dal ferro, la seconda maglia, così. Ritorniamo al primo ferro. La prima la lasciamo cadere, la seconda entriamo dietro. Non stringiamo. La prima prendiamo da dietro, la seconda da davanti. Ecco, vedete, la chiusura è assolutamente invisibile. Quindi proseguiamo in questo modo finché non andiamo a completare tutte le maglie. Terminato tutte le maglie. L'ultima maglia. Quindi lascio cadere la prima maglia e lascio cadere la seconda maglia. Abbiamo eseguito la cucitura, eccola qui. È invisibile, assolutamente non si vede nulla. Qui invece rimangono dei fori. Io entro con la mano all'interno al pantalone, quindi lo apro in modo da poter vedere bene il foro che si è formato e lo vado a chiudere. Basta prendere un pochino la maglia da un lato e la maglia dall'altro lato. Andiamo un po' a intuizione, è importante che riusciamo a chiudere per bene, che non si vede nulla. Credo che sarà sufficiente. Chiudo, giro un pochino. Se vedo ancora qualche foro, andiamo a ritornare ancora un paio di volte, quindi in modo da chiudere il più possibile. Dopodiché ritorno all'altro capo, riprendo nuovamente con ago da lana. Si è sfibrata la punta, non riesco ad entrare. Quindi riprendo dall'altro lato e anche qui faccio esattamente la stessa cosa, allargo un pochino e vado a valutare come bisogna chiudere un po'. Quindi faccio da un lato, faccio così anche dall'altro lato e credo che sarà anche sufficiente. Entro dentro dove poi andrò a nascondere i fili. Detto che ecco qui, abbiamo terminato. Adesso non rimane altro che nascondere i fili. Qui abbiamo creato il cavallo da poter indossare al meglio al nostro bambino. Una volta stirato si appiattisce un pochino, lavato o stirato. Abbiamo un'ottima lunghezza del piedino. Possiamo fare il risvolto nei 3 mesi di età, dopodiché
togliendo il risvolto riusciamo sicuramente a indossarlo fino a 6 mesi, perché comunque abbiamo altri 4 cm di lunghezza. Con questo il nostro tutorial si conclude. Un bacione grande a tutti e ci vediamo al prossimo tutorial.